Venerdì sera, buonasera, l'aperitivo anche per questo venerdì su TSN e Telesondrinus. Buonasera, sono Fausto Molinari, si parla di passeggiando tra le note. Perché non fare un giro in questi tre giorni? Oggi è il primo dove qui alla piastra si passeggia tra le note. Vi facciamo vedere che note ci sono. Guardatevi in giro, qui si parla di percussioni, signori. E aspetta, c'è lui che lo sentiamo un attimino, cioè... Posso disturbarti? Dimmi. Pensavo dicesse di no, invece... No, io sono carichissimo, non ho paura di niente. No, perché hai paura di me? Assolutamente no. Ecco, appunto, quindi non... Pronto per le altre note? Sì. Nato pronto. Cioè, nel senso, cosa... Tu cosa fai? Io mi occupo della parte di batteria jazz, nello specifico. Batteria jazz, perché mi dici occupo la parte di batteria, ho visto che qua un po' tutti... Un po' tutti. Percuotete qualcosa. Esattamente. Tu percuoti jazz? Esatto, sì. Quindi avrai anche le spazzole? Come... Sì, però non credo che le userò per questioni di... Perché non piove, volume, non usi le spazzole. No, volume in generale. Volume perché... Un po' più di pancia. Dinamica. Sì, oggi... Devi spingere. Oggi spingiamo. Devi farti sentire ovunque. Assolutamente, fino ai paesi limitrofi. Senza pietà oggi. Allora, avvisiamo il sindaco di Albosaggia che lui è addirittura dritta per Albosaggia. Di non mandare nessuno che sei tu. Sì, sono io, esatto. Perfetto, a che ora iniziate voi? A momenti in realtà. A momenti, quando andiamo in onda lui avrà già finito, però ci sono altre due giornate, tranquilli. Il tuo nome? Metello. Di dove sei? Toscana. Ovvio, che tu fai qua da queste parti? Non parlo così purtroppo, io non ho quell'accento. Fa nulla! Infatti non t'ho beccato l'accento. Certo. Non, vivi in Toscana, sì? No, sto a Milano da 9 anni. Mi è finto! Ormai camuffato. Sì, si vede. Vabbè, è il tuo primo pezzo che farai. Un pezzettino ce lo fai? 3 secondi, veloci? Vai. Quando si dice artista, 3 secondi, veloci. Grazie. Vado anche di qua. Vedete che non vuole parlare con me. Picchia più forte perché mi odia. Non mi sopporta. Ma davvero mi odi così tanto? No, scusi. No, beh, già mi ha dato del lei, sono più vecchio di te. E dice anche di sì, è quello. Come ti chiami? Io mi chiamo Stefano. O che tu fai da queste parti? Sono qui oggi a suonare, ma mi hanno invitato e sono venuto volentieri a fare questa suonata in compagnia. Batteria, tu cosa suoni? Che cosa ti occupi? Io suono la batteria, ma sì, faccio... Sì, ma lui è jazz, tu sì, invece? Il genere sarebbe tribal tech. Che in sostanza, vabbè, è un genere che mi ha attribuito colui che mi ha chiamato per via che il mio stile di anni fa a lui ricordava questo tribal tech. Cos'è il tribal tech? Perdonami. Ma io di tribale capisco, tribale, ma tech? Tech, boh, non lo so probabilmente. Il tribale tecnologico? Sì, però probabilmente di tecnologico oggi c'è ben poco perché... Vedo, non sei cioè così, puro. Senti, va bene. Di dove sei? Io sono qua, abito qui alla Moia, ma sono di Premadio io. Quindi giochi in casa tu? Lui è toscano. Ah, addirittura, vedi. No, sono bravi, sono tutti bravi, sono molto bravi. Cioè, non so se sarò all'altezza quest'oggi. Allora, però... devi dimostrarcelo. Faccio una giratina di 5 secondi. Vedremo dopo, perché sono piuttosto riservato da quel punto di vista. Anzi, è riservato. Sì. Si siede. Di suoni perché è una cosa del tutto nuova oggi. Quindi... All'aperto hai mai suonato? Sì, ti è capitato. Sì, però è tanto che non. Diciamo che sono uscito un po' dalla tana. Sei un po' arrugginito. Sì, perché è un po'. Probabile. Probabile. Poi torniamo a sentire. Mentre lui sta ancora. Non dirmi che sei in diretta. No, non sei in diretta, no, ma va in onda. Scusa, questa sera stai ancora montando? Sì, a quanto pare sì. L'ho trovato. Sono intelligente, ho visto che stava ancora montando perché io sono arguto. Certo. Ne manca una parte di qua. Sì. O suoni monco. Vediamo, dopo ci penso. Suoni solo con la mano sinistra. Io camminavo, l'ho trovato la batteria, ho detto proviamo un po' a fare due. Dai! Sì. Tu di cosa ti occupi? Che genere farai? Sì, prova. No, fammi almeno prendere le bacchette, dai. Vabbè, sì, va bene, le bacchette. C'è un paio di bacchette là, le rubo e ecco qualcosa. Sì, ma... Le sta praticamente andando a recuperare le bacchette. Non sono le sue, fa nulla, le ha rubate a qualcuno. No? No, sto scherzando. Sono fortunato che ci sono proprio le mie preferite. Vedi? Hanno proprio selezionato quelle di cui avevi bisogno. Scusami.
sta parlando. Adesso non so se percuoterà direttamente la pelle oppure percuote me. No. È capitato che a volte percuotessi me stesso. Sei riuscito a percuoterti? Di dove sei? Io Morbegno. Sono... Quindi anche tu giochi quasi in casa? Sì, praticamente in casa, dai. A Morbegno in casa. Sì, dai, in provincia, sì, quantomeno. In provincia, sì, sì. Dai, sei pochi chilometri, ci hai messo un quarto d'ora a arrivare qua. Sì, sì, la strada era libera, non c'erano neanche posti di blocco, è stato... No, parliamo nei posti di blocco. Parliamo non dei posti di blocco. Sentire cosa fai tu? Pronto, finito. Basta, finito, tutto. Ed è Monco, ne manca una parte. Mi manca pure tutto un pezzo qua, pensa che numero avrei potuto infatti fare. Infatti poteva suonare solo con la sinistra. Esatto, è già capitato che suonassi Monco in passato in realtà. E perché è successo questo? Mi ero rotto una caviglia anni fa, e quella lì ho dovuto un po' reinventarmi il kit. E hai suonato con... Ah, hai reinventato il kit, l'hai adattato? L'ho dovuto un po' inventare, sì, dai, era un peccato... perdere le date per una misera caviglia. Per una misera caviglia, tanto è la tua, chi se ne frega, dico, no, è la sua la caviglia, misera caviglia. Ci spostiamo? Posso? Vedi che uno che ha le spazzole c'è, l'ho visto, uno con le spazzole c'è. Bisogna tenersi un attimo per questo qui. Perché quando passano le donne tu ti fai la riga. Esatto. Ok, tu di dove sei? Io originario sono di Delibio, quindi sono... autoctono. Autoctono anche tu. Esatto. Allora l'unico è lui che avete in mezzo che è toscano. Sì. È Milano, però. Special guest. Una special guest lui. Esatto. Okay. Mi fai sentire qualcosa, cosa farai tu? Sì, ma io suonerò principalmente con uno stile funk, diciamo, dove appunto. Tu punk? Funk. Ah, funk, esatto, ok. Diciamo. Allora siamo, mi piace. Molto groovy, infatti ho cassa rullante, un rullante d'emergenza con dei suoni. Quando partono hanno le batterie cariche. Ti è piaciuta? Si caricano, si spengono più. Al sole soprattutto, perché qua c'è da sudare. Oggi sudate. Alla grandissima. E per una volta sudate. No, i batteristi sudano. Fa anche però. Bene, fa bene. È vero che i batteristi hanno tutto il fisico perché... Si vedi, questa è dinamite questa. Palestra, è tutta palestra. Anni e anni di palestra. Anni e anni di palestra. Il tuo batterista preferito? Spara un nome? Ce ne sono tanti, ma che mi viene in mente... John Bonham, come per milioni e milioni di musicisti, è stato sicuramente molto importante. Un altro, Trilo Gurtu, che non so chi sia, è un percussionista, batterista indiano che suonava anche le tabla. Molto interessante. Fai fatica che fai. Ho capito tutto, l'ho conosciuto benissimo. Andiamo di là, andiamo, perdonami, spostiamoci di qua. Andiamo in questa postazione, vediamo se qualcuno ci darà retta. Aspetta, aspetta, è lui. Bravo, eh? Sì, sì, bravo. Salve. Questa è la tua postazione? Sì, questa è la mia postazione. Oh, guarda che bello qua. Cosa c'è? Sembri uno in viaggio con la valigia. Sembri uno perennemente in viaggio tu. Ma qui principalmente abbiamo situazioni africane. E sono percussioni che arrivano dal Sud Sahara. Proprio da lì, originario, sì, di lì? Sì, tra il Burkina e il Mali, Burkina Faso e Mali. Quelle che vedete qua davanti sono zucche che si coltivano in quella zona e vengono utilizzate per diversi utilizzi, fra cui appunto anche come strumenti musicali. Dalla zucca semisferica alla più grande, alla più piccola, alla sfera vera e propria. Quando il mio professore mi diceva sei una zucca, non ti entra in testa niente, potevo fare questo. È probabile. Allora è meglio che mi allontani prima dei suoni. Fai sentire qualcosa, intanto che lui si sta scaldando. Vediamo se riusciamo a sentire le zucche. Signori, ci siamo con le zucche, eh? Fantastico, davvero. Suoni solo le zucche o ancora qualcos'altro di strano? Ma abbiamo qui, ci sono delle zucche ad acqua che hanno un suono molto particolare, perché il suono è dovuto appunto alla vibrazione dell'acqua,
poi abbiamo una specie di kalimba gigante, sempre fatto con la zucca, e poi vabbè, il djembé è un surdo brasiliano classico. Di dove sei tu? Io sono di qua, sono valtellinese. Valtellinese anche lui, perfetto. Ah beh, tu conosci, ma fai sentire l'acqua, i suoni dell'acqua, sentire, sentire. Piuttosto che usare le zucche per Halloween, andate da lui e fatevi fare un corso di percussioni. Grazie. E mentre stiamo andando in giro, però dai, cioè adesso sei, posso dire che sei il più elegante? Grazie, gentilissimo. Per il tappeto, eh? Sì, sì, lo immaginavo. No, per il tappetino proprio bello, pulito, preciso. Hai paura a salirci sopra coi piedi? Eh certo, bisogna... L'hai messo apposta così, i rompi stanno lontani. Ci vuole un po' di tono comunque, ecco, bisogna avere un po' di eleganza anche qui, no? Ragazzi, allora abbiamo preso il batterista più elegante, il tuo nome? Io sono Renato Caspani, sono il presidente dell'Accademia La Motta e partecipo a questo dialogo sonoro tra i percussionisti e i batteristi di questa giornata. Non è che finite che vi percuotete tra voi, no, per trovare dei suoni nuovi. Non c'è pericolo. Non c'è pericolo, anche perché i batteristi sono tutti abbastanza muscoli, sì. Può capitare di trovarne anche di più, diciamo, magrolini, ma di solito si sono abbastanza opulenti, sì. Tu che tipo di musica proporrai? Io proporrò un caraibico dal calypso al reggae e quindi diciamo che passeremo dalle parti più profonde della Giamaica a quelle più, diciamo, antiche della rocksteady e del roots reggae. Caspita ragazzi, cioè un accenno su tutto, cioè fai un accennino veloce. Ragazzi, hai sentito? Che poi lui è il più furbo. Avete notato le postazioni degli altri? Lui è l'unico all'ombra. Sono il presidente non per niente. Non l'hai detto ad alta voce questo però, eh? Certo, questo rimane tra noi. Rimane tra noi, non va in onda questo. Quindi, buona giornata e buon divertimento. Grazie, grazie, anche a voi. Visto che non volevo andarmene senza avere un invito per venire anche domani, e qui è il posto giusto per ricevere un invito per domani? Assolutamente sì, ci troviamo in via Maffei 80, davanti alla cicloficina, sotto alla torre, nell'androne che abbiamo riqualificato insieme abitanti, e vi aspettiamo per le passeggiate di domani che inizieranno alle 16. Termineranno alle 18, dove inizierà poi il concerto live, musica reggae, cibo. Scusa, sei fidanzata? No. No, perché stavo chiedendo se... Lascio in sovrappressione. Non pubblichiamo il numero in sovrappressione, perché mi chiedevo, visto che non finisci più di parlare quando inizi... C'hai ragione. Cioè, se il tuo fidanzato è al tasto per spegnerti, l'aveva trovato. No, quello però lo stanno cercando in tanti. È tipo come il Santo Graal, capito? Tutti ne parlano, ma nessuno... Il Sacro Graal... Sì. Hanno intravisto Indiana Jones, sta arrivando a cercare te. A posto allora. A domani. A domani.